Lunedì 11 maggio 2015, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali. Iniziamo con una brutta notizia di cronaca, perché è stato trovato ieri mattina intorno alle ore 8:30 all'Hotel Da Vinci di Bruzzano il corpo senza vita di Domenico Mauro Antonio, studente padovano di 19 anni, in gita a Milano con la scuola. La causa della morte è stata il volo dal quinto piano dell'albergo in cui il giovane alloggiava insieme ai compagni di scuola. Le indagini sull'accaduto sono tuttora in corso, dato che resta ancora da chiarire il motivo della tragedia, mentre con il passare delle ore emergono sempre nuovi dettagli. Pare che il ragazzo non soffrisse di alcun problema psicologico e per questo si è pensato subito ad esempio ad un malore, ma intanto gli agenti hanno voluto ascoltare in commissariato i compagni di stanza e hanno anche rinvenuto alcuni lividi sospetti sul corpo appunto di Domenico. Passiamo a parlare di viabilità, perché ricordiamo che dalla mezzanotte di oggi, lunedì 11 maggio, alle 5 di mattina di martedì 12 maggio, lo svincolo di Baranzate in uscita in direzione Monza e in entrata in direzione Rho sul raccordo A8 A52 rimarrà chiuso per i lavori della tangenziale nord. Vogliamo ricordarvi sempre che anche il 15 maggio lo stesso svincolo dalle 23 alle 5 rimarrà chiuso nelle direzioni opposte. E ora una notizia che farà sicuramente scaturire polemiche e già ne ha fatte scaturire in questi giorni. L'assessore al commercio e al turismo Franco D'Alfonso ha comunicato che i locali milanesi non avranno più alcun limite di orario di apertura e di chiusura fino a quando non terminerà Expo, il 31 ottobre quindi. Le nuove regole entrano in vigore nella giornata odierna e prevedono comunque alcuni limiti, come il divieto di vendere bevande in vetro e in lattina dopo le 9 di sera per evitare fastidiosi rumori, ma questo non ha placato le ire e le proteste dei comitati di quartieri, che esprimono tutto il proprio sdegno per la decisione del comune e promettono di organizzare proteste contro un atteggiamento ritenuto inaccettabile. Ma chiudiamo parlando di cultura, perché in seguito al notevole successo suscitato dalla nuova collocazione della Pietà dei Rondanini nell'antico ospedale spagnolo dallo scorso 2 maggio, data dell'inaugurazione, si sono infatti contati circa 30.000 visitatori. L'assessore alla cultura, in accordo con il comune, ha quindi deciso di prorogare l'apertura gratuito fino alla fine del mese di maggio. Il museo, che ospita l'ultima opera di Michelangelo, è aperto quindi tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9 alle 19:30 con orario continuato. Per oggi è tutto, io vi ringrazio di averci seguito e l'appuntamento è a domani con Good Morning Milano.